Martedì 27 giugno ci troviamo a Siena per un nuovo workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il tema della giornata è la riqualificazione degli edifici, normative, tecniche di progettazione e uso dei materiali. Tantissimi architetti, geometri e ingegneri hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante le aziende che hanno potuto raccontare anche le novità presenti oggi sul mercato, e allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Ci piace anche sottolineare che è necessario che ci siano dei team di progetto con varie professionalità che lavorino insieme per affrontare questi progetti, del quale chiaramente l'architetto è anche quello capace di fare sintesi e coordinare, però non si può progettare a prescindere da tutto quello che è il pacchetto delle normative che dobbiamo rispettare. Per noi è scontato, i risultati sono infallibili su una patologia quale quella dell'umidità di risalita, l'abbiamo già dimostrato su 3.000 casi, 3.000 edifici, monitorato dalle università, da centri di ricerca, quindi è chiaro che quando si parla di un risultato così c'è sempre un grandissimo interesse. Questo di Siena per noi è stato molto positivo, proprio perché alla fine tutti i vari progettisti presenti oggi sono molto interessati al nostro core business, che è proprio la veneziana all'interno del vetrocamera, proprio perché rispecchia anche dei canoni per un discorso proprio di risparmio energetico. Oggi 200 architetti, progettisti e professionisti che fin da stamattina alle 8 ci hanno chiesto piccole informazioni. È un incontro, se vogliamo, dinamico e non statico, come appunto dicevi te, per istruire, se vogliamo così dire, e indirizzarli nella buona e giusta progettazione. Come al solito, questi incontri organizzati da Action Group sono molto importanti per noi, perché ovviamente ci consentono di incrociare delle posizioni sul mercato molto importanti, che sono ovviamente quello che è il lavoro che noi facciamo normalmente a monte sul professionista, sperando poi che questo lavoro sul professionista piano piano cada a valle sulle imprese e sui cantieri. Confermo l'interesse che è stato manifestato con le richieste specifiche che abbiamo avuto qui al desk da parte dei progettisti dopo l'intervento. È la prima volta che ci allontaniamo dalla Toscana bassa, nel senso che ci allontaniamo da Firenze, e devo dire che non mi aspettavo una risposta, per quanto la fiducia c'era, perché una zona come Siena, il senese, tutto quello che ruota intorno di paesi sono il bacino di utenza migliore per i nostri prodotti invisibili.